Bene, oggi vi parlo di un prodotto che chiamiamo Marmorino 2020. 2020 perché l'abbiamo progettato, creato nel 2020, Marmorino perché è un prodotto storico, così storico che anche Wikipedia lo cita. Vi leggo. Il marmorino è una decorazione a stucco che tende ad imitare il marmo. L'uso della tecnica del marmorino era già conosciuta al tempo dei Romani. Questa tecnica è stata poi codificata in Europa durante il periodo del Rinascimento, nel 1500, attraverso varie scuole artistiche. In genere era necessario un apprendistato di 10 anni per diventare professionisti. Bene, oggi vi facciamo vedere quanto invece con Marmorino 2020 è facile diventare professionisti. Possiamo partire. Bene, come al solito partiamo con il primus. In questo caso per Marmorino 2020 partiamo con il primus sabbia, una semplificazione che ci sarà utile poi quando andiamo ad applicare con la nostra spatola Marmorino 2020. Bene, primus sabbia è asciutto, a questo punto procediamo con la stesura di questa tinta, la farà Paolo una prima mano con un'applicazione casuale. Ok Paolo, mi sembra facilissimo, no? Molto. Ecco, quindi proprio la prima mano un'applicazione casuale. La seconda mano, e questa è la grande novità, la faremo ancora a prodotto bagnato. In questo modo praticamente chiudiamo una lavorazione in una giornata unica. Possiamo fare una stanza intera in un'unica giornata. Adesso saranno passati 10 minuti. In pratica qui abbiamo simulato tutta una parete, quindi arriviamo alla fine della parete con la prima mano e a questo punto la superficie è diventata opaca perché ha assorbito la prima parte di acqua. Andiamo ad applicare la seconda mezza mano, che ci serve per compattare. Questa compattatura chiude il prodotto e lo rende completamente liscio. Poi eventualmente vi facciamo vedere se lo andremo a lucidare. Vediamo questa seconda mezza mano importante. Ecco, questa operazione molto semplice: posiamo il prodotto e lo spostiamo compattandolo leggermente. Già dal rumore si sente che la parete è diventata liscia. Ecco, questa, come sempre, i prodotti alla calce, la tinta bagnata diventerà così quando asciutta. Poi lo vediamo quando andremo a lucidare. Ecco, abbiamo dato quindi riepilogo. La prima mano ha prodotto ancora umido, abbiamo dato questa seconda mano, la compattiamo, la schiacciamo in qualche modo, facilissimo perché è bagnato sotto, bagnato sopra, questa entra dentro. A questo punto la superficie è liscia, non ancora lucida, quindi se la vogliamo opaca la lasciamo così.
Noi adesso, quando sarà il momento, vi facciamo vedere invece come fare a farla lucida così. Ecco, adesso io la posso toccare tranquillamente e cominciamo a vedere queste macchie leggermente più chiare. Questo è il momento, se vogliamo, di lucidarlo. Quindi qui oramai è compattato, toccabile, possiamo lasciarlo così e sarà piuttosto opaco. Se invece lo vogliamo lucidare, questo è il momento per andare a schiacciarlo e a lucidarlo. E adesso vi facciamo vedere come. Ecco, il suono ci dice che la parete è liscia. A questo punto noi lo stiamo lucidando, l'abbiamo visto. Quanto lo vogliamo lucido? Questa è una decisione vostra e del vostro cliente. Quindi se insistete, se continuate a passare, se aspettate 5 minuti e continuate a lucidare, diventerà sempre più lucido. Questa è una vostra scelta, il prodotto è malleabile, quindi voi potete decidere cosa ottenere. Ecco, passate 2 ore e la parete è diventata completamente uniforme, tutte le macchie sono sparite. Cosa abbiamo? Abbiamo una parete lucida, dopo ve la faccio vedere, completamente traspirante, naturale, un prodotto alla calce. Prodotto molto facile da applicare, quindi adattissimo alle grandi superfici. Possiamo lasciarlo così, è bellissimo al tatto, oppure possiamo dargli la cera. Ecco, abbiamo visto, il prodotto è già finito, lucido, ma se lo vogliamo un po' più lucido e soprattutto idrorepellente, possiamo dare la cera. In questo caso abbiamo una cera nuova, buonissima, molto profumata, si chiama cera d'api, ovviamente è composta solo di cere d'api liquide, ed è facilissimo da applicare. E adesso abbiamo qua Paolo che ci fa vedere. Questa cera, oltre ad avere un profumo delizioso, è subito pronta e soprattutto non lascia mai aloni. Quindi un'applicazione ulteriormente semplificata. Dopo 10 minuti possiamo tranquillamente lucidare con un panno e abbiamo questo effetto molto lucido e soprattutto, come ho detto, idrorepellente. Bene, quindi riepiloghiamo con un unico passaggio, praticamente anche se duplicato, riusciamo a portare a chiusura questo prodotto, Marmorino 2020, quindi un marmorino fatto con le attuali tecnologie. Cosa abbiamo? Abbiamo una parete bellissima al tatto, totalmente traspirante, che possiamo rendere idrorepellente con una facilissima mano di cera, come abbiamo visto. Quindi un prodotto assolutamente facile per grandi superfici, per grandi impieghi. Il catalogo è sempre curato, abbiamo molte foto che raccontano il prodotto e per scelta abbiamo selezionato solo le tinte che riteniamo più adatte per questo prodotto, che sono le tinte dei colori della pietra e poco altro. Naturalmente però se volete potete usare anche gli altri additivi, ma non sono campionati. A questo punto veramente divertitevi, potete fare tanti metri con questo prodotto molto velocemente. Grazie ancora.